Vangelo del giorno, sabato 24 aprile. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima, è lo Spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono Spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Il Vangelo di questo giorno ci mette dinanzi ad una verità molto importante. Del mistero di Cristo non bisogna predicarne solo un aspetto, solo una parte, solo alcune pagine del Vangelo, quelle che magari sono più belle, possono risultare emozionanti, commoventi, ma del mistero di Cristo si annuncia tutto. Si annuncia Cristo misericordia e si annuncia Cristo giustizia. Si annuncia Gesù compassionevole e si annuncia Gesù esigente, che invita alla conversione e a cambiare vita. Ecco, alcuni dei discepoli di Gesù se ne vanno perché il linguaggio è duro. Per usare un'immagine molto semplice, e ve ne chiedo perdono per averla usata, come avviene anche nelle nostre comunità, spesso succede che lì dove si fa festa, si fanno alcune cose che sono anche belle e che si devono fare, lì si arriva tutti ed è bello stare insieme. Oh, come bravo questo parroco che fa questo, questo, quest'altro, quest'altro ancora. Però poi quando, per esempio, si invita ad un'ora di catechesi, si parla di conversione, si parla di confessione e soprattutto si parla di abbandonare il peccato o di abbandonare le immoralità, lì succede come dissero all'Apostolo: «Su questo ti ascolteremo un'altra volta». Perché molte volte non c'è tanto il desiderio nell'uomo di cambiare vita, e allora si usa una doppia carta d'identità o un doppio abito, quello che si indossa per entrare in chiesa, dove si è perfettamente cristiani e credenti, e quello poi che si usa fuori dalla chiesa, dove non ci si preoccupa se quel gesto che ho fatto, quella parola che ho detto, quel comportamento scandalizza ed è immorale. Il cristiano non è l'uomo delle due vite, il cristiano è l'uomo di una vita sola e di una vita con Cristo sempre.